Bella a tutti ragazzi, da Mirko, bentornati su Gameplay Channel e su Robot Rumble 2. Allora ragazzi, un po' di tempo fa avevo portato questo titolo in alfa, nel senso che si poteva scaricare solo dal sito ufficiale gratuitamente, appunto per provarlo, ed è fondamentalmente un titolo che ripropone la trasmissione televisiva Robot War. Non so chi se la ricorda, era una trasmissione piuttosto conosciuta, la facevano su Italia 1 parecchi anni fa, dove diciamo gruppi di persone creavano i propri robot da combattimento radiocomandati e si sfidavano fondamentalmente in questo torneo all'interno di queste arene, dove ne succedevano di ogni, perché poi i robot avevano armi assurde, lame, lanciafiamme, erano una cosa veramente spettacolare. In ogni combattimento volavano pezzi di robot, alcuni esplodevano, prendevano fuoco, erano veramente fenomenali da vedere. E praticamente questo gioco ripropone la stessa cosa. Il gioco è uscito finalmente su Steam e soprattutto ragazzi è totalmente gratuito, lo potete scaricare, avrete la versione definitiva, la versione gratuita, che tra l'altro stanno continuando ad aggiornare. Ovviamente inutile dire che la parte più bella di questo titolo è proprio la creazione del proprio robot, perché voi da zero, facendo New Robot, potete andare a costruire il proprio robot. In passato, nella versione in alfa, vi avevo fatto vedere qualche mia creazione. Avevo creato White Shark e Tornado, che erano due robot veramente molto bellini, e devo dire che la parte della creazione dei robot è fatta da Dio, nel senso che potete veramente decidere qualsiasi cosa. Si parte dallo chassis di base, quindi dalla struttura proprio del robot, e la potete fare di qualsiasi forma. Io adesso l'ho fatta così, però a rettangolo, ma voi la potete fare a triangolo, come cavolo, a stella, come vi pare. Una volta creato il vostro chassis, praticamente dovete poi mettere qualsiasi cosa, decidere i materiali, addirittura dello chassis e di tutto il resto. Quindi potete vedere qua sotto, cliccando sulla parte, poi andate qua e vi scegliete il materiale. Quindi abbiamo ad esempio il policarbonato, per cui sarà trasparente, e qua sopra vedete anche i chilogrammi in base al materiale scelto. Quindi se io qua vado a mettere policarbonato, mi scalerà il peso, perché è più leggero rispetto a questo materiale che dà di default. Di default dà un materiale generico e quindi vi dà un peso generico. Sulla base del materiale che sceglierete, ad esempio la fibra di carbonio, il peso ovviamente andrà a cambiare. Adesso è salito, perché la fibra di carbonio ovviamente è un po' più pesante rispetto al policarbonato, ma è comunque più leggera rispetto al materiale che ci dà di default. Quindi io posso decidere di farlo ad esempio tutto in fibra di carbonio, e magari quindi anche la parte sotto ovviamente, e magari lasciargli solo la parte sopra in che ne so, questa qua in policarbonato, per farla tipo trasparente, per far vedere l'interno col motore e tutto quanto, ad esempio, faccio un esempio, ma poi potete ovviamente farlo come volete. E poi dovete mettergli tutto il resto, l'elettronica, quindi il ricevitore diciamo così del telecomando, dovete mettergli ovviamente tutti gli ingranaggi, dovete mettergli i motori, le batterie, avete le varie taniche a seconda di come alimenterete le armi del robot. Quindi avrete il gas, vedete ad esempio le taniche di gas per alimentare magari delle, che ne so, delle mazze, piuttosto che delle asce che andrete a montare sul robot. Cioè potete veramente, ragazzi, creare quello che volete. Cioè potete mettere degli spinner, quindi decidere di mettere, vedete, queste lame rotanti fatte così, fatte così, avete addirittura questo qua, questo cilindro sempre rotante. C'è questo qua, che questo l'avevo messo su uno dei robot che avevo fatto io, ci sono questi fatti così. Io poi avevo creato proprio uno spinner prendendo un pezzo di diciamo di materiale, perché poi se andate qua, aspetta, dove che era, io adesso è tanto che non ci gioco più, quindi mi devo ricordare dove caspita stava, ma c'era su vabbè, custom shape ve lo potete anche costruire, qua su shapes, esatto, potete prendere ad
ad esempio un cubo e potete farlo come volete, quindi prendete questo cubo e decidete, che ne so, ad esempio di, vabbè, ruotarlo, ok, ma lo potete trasformare, farlo diventare, che ne so, sottilissimo. E quindi io avevo praticamente creato una sorta di lama abbastanza sottile, tipo così, tanto per intenderci. L'avevo poi ovviamente messa in orizzontale e avevo praticamente creato una sorta di lama direttamente sopra il robot, come se fosse tipo un elicottero. Poi ne avevo messe due a croce che ruotavano a una velocità assurda. Infatti il robot l'avevo chiamato Tornado e faceva di quei danni, ragazzi, mostruosi, ma veramente veramente mostruosi. E poi ovviamente potrete andare a testare il vostro robot all'esterno. Chiaramente avrete anche tutta la parte dell'elettronica da collegare, quindi vabbè, io adesso qua non ho collegato nulla, però ad esempio, che ne so, se io gli metto un ricevitore ovviamente del telecomando, ok, poi gli andiamo a mettere giusto una batteria qualsiasi, mettiamogli magari un pacco batterie così, ad esempio, gliene mettiamo magari un paio, gli metto due motori messi così a caso, questi sono i motori ovviamente per le ruote. Una volta che poi vado su control, vedete che io avrò tutti i miei componenti, quindi qua ho il ricevitore con i vari canali, che andrà per l'appunto a comandare in questo caso i motori. Poi vabbè, qua non ho il controllo dei motori che poi si collegano alle batterie, insomma bisogna avere ovviamente tutte le schedine che trovate sempre qua nell'elettronica. Andate appunto a collegare tutto quanto, vedete, questa è la scheda che comanda i motori praticamente. Quindi una volta messo questo, dov'è che ce l'abbiamo? Eccolo qua, vedete, dual motor, quindi qua abbiamo il canale 1 ad esempio che colleghiamo al ricevitore, il canale 2, qua abbiamo una batteria che mi va su battery out, esatto, e successivamente questo controllo qua, che è questa scheda che abbiamo messo, andrà appunto a collegarsi in questo caso ai motori, quindi canale 1 e cioè canale 2 e canale 1. Quindi dovete fare tutti i collegamenti anche per le armi, per cui all'inizio, io adesso vabbè, tantissimo che non ci gioco, quindi dovrei riguardarmelo un attimo, perché ho dovuto guardare dei tutorial in inglese, perché inizialmente è abbastanza complicato, perché come detto è proprio come costruire un vero robot, né più né meno. Quindi insomma è tanta tanta roba. Adesso vi faccio ad esempio vedere un robot che ho scaricato dal Discord ufficiale del gioco, che trovate nella home page del gioco stesso. Queste sono tutte creazioni della community, e ad esempio se andiamo a vedere qua i controlli, possiamo tranquillamente andare a vedere appunto come sono stati messi tutti i vari controlli, e guardate qua che cacchio di casino, tutti i vari controlli del robot. Quindi da qua parte il ricevitore, che va appunto alle batterie, il battery out va qua ai vari canali, che va poi a comandare i motori. Insomma è tutto veramente molto incasinato, soprattutto all'inizio, poi quando ci prendete la mano è abbastanza semplice. Quindi ragazzi, io vi vorrei far vedere per l'appunto quest'oggi qualche combattimento, così a caso prendiamo qualche robot che appunto mi sono scaricato. Allora, di default voi avete questi robot, quindi se scaricate il gioco, come detto, gratuitamente da Steam, vi trovate questi robot di default. Quindi abbiamo questo, che è uno spinner simile a quello, questo qua è un robot simile a quello che avevo fatto io, avevo fatto un robot abbastanza simile a questo, con questo spinner orizzontale. Il mio era un po' più grosso, con le pale un po' più grosse, però comunque era molto simile. C'è questo dotato di spinner verticale, che fanno malissimo sti robot. C'è questo qua che è una papera con un lanciafiamme che gli esce dal sedere, non mi chiedete perché. Abbiamo questo che ha una mazza comandata da questa catena, che praticamente viene giù a sorta di ascia praticamente. E poi abbiamo questo con un sollevatore frontale, qua praticamente questo robot si infila sotto agli altri robot e li spara via con appunto questo comando a gas. Vedete che qua dietro ha la bombola del gas per azionare per l'appunto il controllo del sollevatore frontale. Quindi molto belli anche questi robot, però avete solo questi 5. Invece se andate sul Discord, appunto, vi potete trovare tranquillamente tutti i robot. Io qua ne ho scaricato un semplice pacchetto, cioè guardate dentro quanti ce n'è, veramente ce n'è di ogni tipo, forma e dimensione. Ci sono veramente, sono tutti robot, questi da quasi 110 kg, quindi veramente veramente tanto
tanta tanta roba. Va bene ragazzi, allora direi di fare così, intanto ci vediamo un combattimento, perché poi la cosa più bella è quella. A me diverte anche farli combattere facendoli controllare al computer, però mi prenderei, no beh, questo lo voglio comandare io, questo Big Wheel, questo lo comandiamo noi, contro, però voglio la papera che spara fiamme dal sedere, perché la voglio, me la voglio far vedere, perché è fuori di testa sto robot. E vabbè, scegliamo un'arena classica. Ovviamente sul Discord trovate anche le arene, le arene moddate che potete scaricare, sono bellissime anche queste. Quindi vabbè, adesso sto diciamo così comandando io il robot. In questo caso il nostro robot ha questo spinner sul davanti, ha questo spinner frontale che sì, è piccolino, è molto piccolo, quindi è abbastanza difficile da utilizzare, perché come detto è abbastanza piccolo, però fa comunque bei danni, cioè se si riesce ad andare sotto fa veramente bei danni, a me fa veramente morire. Ecco, adesso gli sono andato sotto ad esempio, però devo dare tempo allo spinner di prendere velocità, e vedete che gli abbiamo già staccato, forse sì, abbiamo staccato dei pezzi. I robot ovviamente possono esplodere, possono prendere fuoco, perché chiaramente le parti interne tipo le batterie, e se insomma subiscono danni ovviamente pigliano fuoco, rischiano anche di esplodere. Comunque gli stiamo facendo dei danni mica male, gli stiamo facendo, guardate qua che gli sto sgranocchiando a Stoka che continua a sparare fiamme dal sedere, e va bene, lancia fiamme nel sedere fuori, una cosa assurda, fuori di testa. Tanto continua a fargli danni, guarda che l'ho anche ribaltata Loca, guarda che l'ho ribaltata. E quindi veramente tanta roba sto gioco ragazzi, cioè se siete appassionati di robot, di combattimenti di robot, è spettacolare. Se poi avete un minimo di pazienza all'inizio per capire un attimo come funzionano i vari meccanismi dei robot, i motori e quant'altro, cioè la soddisfazione più grossa è quella di crearsi ovviamente il proprio robot e poi andare a sfidare, diciamo così, nelle arene tutti gli altri robot che magari vi scaricate eccetera. Quindi poi penso che mettano futuristicamente anche proprio multiplayer, penso che ci sarà anche la possibilità di giocare multiplayer. Poi adesso vabbè, è uscito da pochissimo, quindi sicuramente lo modificheranno, lo miglioreranno ancora nel tempo, ma come detto già adesso è tanta roba. E ripeto, nel Discord trovate di quelle creazioni che sono assurde, cioè c'è gente che ha fatto veramente delle cose mostruose con sti robot, e quindi vale veramente la pena. Niente, il nostro amico Duck qua è ormai devastato, perché gli ho frantumato anche l'anima, lo sto continuando a ribaltare a destra e manca, sto poveraccio non si muove praticamente più, perché penso che abbia perso tutte le ruote. Quindi sì, penso che ormai abbia perso tutte le ruote. Comunque potete mettere tutte le armi che volete, ovviamente, perché poi vi settate i tasti per comandarle. Diciamo che l'arma principale l'attivate con la barra spaziatrice di default, e poi le altre ve le potete settare, madonna che volo che gli ho fatto fare, un po' come volete. Guardate i pezzi che volano via, cioè a me piace tantissimo quando volano via i pezzi. Poi allora calcolate che essendo appena uscito ha ancora ogni tanto qualche problema di ottimizzazione, nel senso che quando magari salta via qualche pezzo a qualche robot, o magari piglia fuoco, esplode addirittura, magari c'è quell'attimo di lag, però vabbè, insomma è normale, perché poi appena uscito lo devono ancora ottimizzare, ma vedo che comunque ci stanno lavorando veramente parecchio. Comunque abbiamo vinto, perché ovviamente vabbè l'altro è stato assolutamente massacrato, quindi proviamoci un altro combattimento e vediamo un attimo chi prendere. Va bene, prendo uno a caso perché adesso questi non li conosco, quindi prendiamo Hype Machine, vabbè abbastanza simile a quello che abbiamo usato adesso. Vediamo se c'è qualcun altro, ma questo però non mi piace come arma, quelli lì, quelli con l'ascia così non è che mi piacciono molto. Beh, questo è uno stritolatore frontale, questo è interessante perché non ho mai provato un robot del genere, però stavolta proviamolo contro un robot invece dotato. Vediamo se ne trovo uno con lo spinner un po' grosso, vediamo. Valhalla com'è? Questo ha lo spinner sotto, questo fa malissimo. Contro questo la vedo dura, però ce la proviamo, dai, ma sti cavoli, usiamo sempre l'arena quella di default, la prima, e va bene. Tra l'altro ragazzi, fatemi sapere, perché la cosa carina sarebbe ogni tanto andare a fare anche magari qualche combattimento. Ah no, questo è una sorta di sollevatore, quindi non è che stritola, praticamente solleva. Ah ok, solleva così, no, io pensavo si abbassasse, ma magari si può anche abbassare, non so io il tasto, eh. Però qua mi ha già spaccato un braccio, vedete che
Ho già un braccio completamente distrutto e questo con lo spinner sotto fa malissimo, ragazzi. No, ma ha staccato una ruota, va. Non riesco a comandarlo, ma mi sa che mi ha fatto qualche danno perché... Aia, no, ma ha staccato tutto il blocco davanti. Ma praticamente è decapitato. Sì, ciao, ho perso anche la parte sotto. Ok, la parte sotto si è glitchata perché si muove da sola. Quindi va bene. Vedete che l'inverticale, sì, come detto, c'è ancora qualche glitch da sistemare. Però vabbè, è comunque tanta roba, è veramente tanta roba. Poi come detto, la parte di creazione è la cosa in assoluto più bella. Qua stiamo prendendo di quelle legnate assurde. E l'unica mia speranza è quella che magari sto robot, niente, ho perso anche una ruota, che sto robot vada a sbattere e voli via da qualche parte, magari fuori dall'arena. No, ho perso due ruote. Le due ruote davanti sono andate, ragazzi. Le due ruote davanti sono completamente andate. No, non credo di poter mai vincere, perché non riesco quasi più a manovrarlo. Solo le ruote dietro che sono ridotte a pezzi ormai. Ho perso via un altro pezzo. Niente, anche l'altra ruota dietro è andata. Ho una ruota, ragazzi, non riesco neanche quasi più a girare, non gira praticamente più. Ecco, niente, è andata via anche quell'altra, basta. C'è praticamente meno mato di qualsiasi possibilità di movimento. Però non si avvicina, rimane sulla difensiva. Vediamo se, ecco, riesco a perdere magari anche l'ultima ruota. No, niente, sono morto, ragazzi, non riesco più a muovermi. Mi ha spaccato le ruote in mille pezzi. Cioè, guardate, la ruota è rimasta attaccata un pezzettino. E grazie a quello solo riesco a girare, ma cioè, è estremamente realistico anche nella fisica i vari pezzi che volano via. Come detto, le batterie possono prendere fuoco, perché se subiscono danni ovviamente prendono fuoco. Aia, madonna, e qua, ma ciao, basta, mi ha dato la botta finale, ragazzi, non mi muovo più, ormai mi ha dato la botta finale. Niente, siamo stati assolutamente sconfitti. Dai, proviamo l'ultimo match. A me piace un sacco, ragazzi, ma poi, come detto, mettersi dietro a costruire i robot, io quando ho fatto i miei veramente mi perdevo via e passavano via le ore senza accorgermene, perché era veramente veramente bello. Allora, vediamo se ne trovo uno bellino che abbia magari una bella arma devastante. Doomba Eternal. No, questo non mi ispira. Ma questo magari lo prendiamo come avversario. Vediamo com'è. Gigat. Sì, questi sono quelli che girano. Questi fa malissimo, ragazzi. Allora, vediamo con Doomba Eternal. Non so, non capisco che arma abbia. Forse la tipo lascia sopra una mazza. Non riesco a capire. Un punteruolo, non lo so. Non lo so, vediamo. Questi qua che girano anche su se stessi sono devastanti. Guardate che roba. Hanno una velocità che... Il problema è che schizzano via. Sono difficilissimi da manovrare, ragazzi. Sono veramente, veramente difficili da manovrare. Però fanno di quei danni. Questi nella realtà fanno dei voli assurdi, perché girano talmente velocemente. E vedete che poi... lo stesso girare poi ci si ritorce contro, ovviamente, perché qua gira tutto il robot, cioè tutto il robot che gira, quindi come becco qualcosa schizzo via. Però lui ha già perso un sacco di pezzi, ragazzi. Io non capisco neanche dove è il davanti. Devo tenere l'asta rivolta verso il dietro e quello lì è il sedere, ma è difficilissimo da pilotare questo, è comunque veramente veramente difficile. E infatti questi qua sono quelli che nella trasmissione televisiva si autodistruggevano, diciamo, con più facilità, perché diventano difficilissimi da comandare anche nella realtà, ovviamente, anzi ancora di più nella realtà. E quindi è un casino, perché poi iniziano a girare vorticosamente, non li tieni più, non c'è più verso di tenere. Io non capisco lui che arma. Ah, ma c'è uno spinner sotto, mi è sembrato di vedere. Sì, ah, ok, vedi, ha lo spinner orizzontale sotto. Ok, vediamo se... Boom! Poi soprattutto quando si scontravano diciamo dei robot tipo il mio e robot tipo Tombstone, che ha uno spinner frontale che è devastante. Per chi guarda quella trasmissione sa di cosa sto parlando. Si scontravano le due forze cinetiche contemporaneamente e veramente lì esplodeva l'arena. Cioè, era una roba mostruosa.
Però cioè, è veramente fatto bene a livello di fisica, ragazzi, è veramente fatto bene. I robot si comportano in maniera estremamente reale, guardate i pezzi che volano via e anche come saltellano, proprio come si girano, cioè sembra veramente di vedere la trasmissione televisiva, una cosa assurda. È una cosa assurda, quindi è fatto, secondo me è fatto davvero benissimo sto gioco qua. Quindi per tutti gli appassionati del genere lo consiglio vivamente. Poi a maggior ragione non pensavo uscisse in forma gratuita, perché secondo me vale assolutamente, e invece l'hanno fatto uscire anche in forma gratuita, quindi ragazzi, ma meglio di così veramente che dobbiamo chiedergli a sti sviluppatori. Quindi tra loro e tutta la community che crea contenuti per questo simulatore, perché di fondo è un simulatore, è veramente tanta roba. Quindi fatemi sapere, perché come detto a me piacerebbe anche riprendere a costruire qualche robot e magari fare di tanto in tanto dei video dove provo i miei robot magari contro i vostri, quindi facciamo una sorta di torneo in video, sarebbe veramente una figata riuscire a farlo. Tanto i robot, una volta creati, si possono scaricare un singolo file che viene scaricato e si può inviare tranquillamente via mail. Già qualcuno di voi in passato, quando lo portavo, mi aveva inviato i propri robot e li avevamo provati, quindi se vogliamo fare una cosa del genere a me molto volentieri fa un estremo piacere. Quindi ragazzi, io ci tenevo quest'oggi a presentare nuovamente Robot Rumble 2, appunto per la sua uscita ufficiale su Steam, e lo risottolino perché è una cosa veramente importante, in maniera gratuita. Vedete che qua sotto trovate il collegamento diretto, cliccandoci sopra vi porta al Discord ufficiale del gioco, dove all'interno trovate tutta la community e tutte le creazioni della community, quindi arene, robot, mod varie, insomma trovate veramente una marea di cose con cui divertirvi. Detto questo ragazzi, mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate, come sempre lasciate un sacco di like, condividete, commentate, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, attivate la campanellina delle notifiche, per chi vuole dare un contributo concreto al canale come sempre lo può fare attraverso gli abbonamenti YouTube o il tastino grazie di sotto di ogni mio video. Detto questo, giovanotti, io vi ringrazio, vi saluto e ci becchiamo nei prossimi gameplay. Ciao belli!